pensione da 12 anni, dopo una vita spesa come rappresentante, e arrivata alla pensione sognava veramente di potersi finalmente riposare. Le cose non sono andate proprio così, perché c'è da andare in soccorso ai propri figli che vivono anche difficoltà economiche. E durante la pubblicità ho avuto l'autorizzazione, ma ve lo dico soltanto perché penso che nella sua testimonianza, nella sua storia, si possano ritrovare davvero tante persone che sono a casa. Credo di sì. Prende di pensione, ma ha detto quanto? Un migliaio di euro al mese. Anche sua moglie, un piccolo contributo? C'è un piccolo, arriviamo a 1.400 fra tutte e due. 1.400, avete la spesa di, la casa è di proprietà? È la casa di proprietà. E quando siamo andati in pensione, devo dire, sembravano un sacco di soldi, o meglio, una pensione ragionevole, interessante. Più tempo passa, più questi soldi restano gli stessi e i costi invece vanno. Lei lo sa che comunque siete dei privilegiati, so, ci sono tanti amici che mi scrivono sulla mia pagina. Lo so, e non so se riusciranno i nostri figli ad avere le stesse cose che abbiamo avuto lui. E questa è l'amarezza più grande. Allora, come sostenete concretamente i vostri figli? Perché nella ricostruzione che abbiamo appena visto c'è un fatto ancora più estremo: i figli che vogliono ritornare proprio nella casa dei genitori. Non è la stessa situazione, non è la nostra situazione dei vostri figli, però come li sostenete concretamente? Con occasionali pagamento dell'asilo nido, o i libri dei ragazzi che vanno a scuola, o a breve, o costi vari, occasionali, che in quel momento, ci rendiamo conto, non sono disponibili, e quindi si interviene magari. Quindi siete voi che fate il primo qualche passo? Qualche volta sì, direi più spesso sì. Lei come la vive questa situazione? Non benissimo, nel senso che vorrei che non ci fosse questa necessità. Mi piacerebbe che i figli fossero in grado di fare da soli. In genere si sforzano, lo fanno, ma le occasioni e tutto ciò che circonda questa società non glielo consente sempre. Più tardi apro anche il capitolo giovani, torno subito. Romualdo, intanto Stefano Gheno, buongiorno. Buon pomeriggio. Grazie. Docente di psicologia del lavoro dell'Università Cattolica. Due storie a confronto. Ci sono tante situazioni di questo tipo in Italia? Ci sono tantissime situazioni, la vostra fiction ne ha evidenziate una decina almeno di possibili fattispecie. Sicuramente è una situazione che, almeno nella storia recente, non ha pari, no? Sembrava che non dovessimo mai ritornare a leggevo questo il dato tipo proprio che occasione. Prima eravamo, dal punto di vista della ricchezza e della produttività, tra i primi 40 paesi, adesso siamo all'ultimo posto, quindi c'è qualcosa su cui bisogna davvero intervenire. Sì, poi io faccio lo psicologo, quindi evidentemente più che di dati dell'economia reale mi occupo di quanto è percepito dalle persone. Quello che succede sicuramente come conseguenza di questa situazione oggettiva è poi una perdita di energia diffusissima che nelle nuove generazioni si sente ancora di più. Per cui quello che diceva prima il direttore di questo vissuto di sconfitta è forse il dato che più evidentemente emerge e che si trasforma frequentemente poi in una sorta di impotenza che inibisce anche la capacità di reagire in termini costruttivi, in termini positivi, in situazioni in cui invece ci vorrebbe una grossa capacità di ripresa personale. Ecco, io però, ora, sempre nel corso di questo spazio, voglio capire anche che cosa fare concretamente, come agire, se è necessario investire, come spendere i propri soldi, perché comunque voglio puntare sulla speranza. Daniela Brancati, è utopico pensare alla speranza. Intanto buon pomeriggio e ben ritrovata, Daniela. Buongiorno. In collegamento. Quanto sono cambiati i ruoli che concernono, che sono relativi alla gestione della cassa economica della famiglia all'interno delle mura domestiche? Ma guarda, io non so quanto sono cambiati, ma so quanto è cambiata la cassa, e cioè è cambiata moltissimo, perché purtroppo è proprio la cassa che è diminuita. C'era una cosa che mi ha molto colpito anche a me nella fiction che avete proposto, quando il padre dice vabbè, insomma, adattati a fare qualcosa, e il ragazzo dice vabbè, domani andrò ai mercati generali a scaricare le casse giù di lì. Ora il problema è che il povero ragazzo, quando va ai mercati generali, trova il posto occupato da qualche rumeno, da qualche immigrato qualunque, che chiederà sempre un euro in meno di quello che un ragazzo italiano potrebbe chiedere. E quindi il problema non è più quello,
Il problema è di reinventarsi in qualche modo la vita e il lavoro. Bisogna operare di fantasia e di talento. Ecco, se tu mi chiedi una parola di speranza, per me la parola di speranza è questa. Noi di talento in Italia ne abbiamo tanto, i nostri ragazzi ne hanno tantissimo, i nostri governanti un po' meno, speriamo che gli venga e ci diano una mano.